Okay, allora, buonasera a tutti. Iniziamo questo ulteriore seminario del ciclo di seminari organizzati nell'ambito di Emicampus. Questo si intitola Il futuro della sicurezza e salute sul lavoro in agricoltura e selvicoltura. Io sono Massimo Cecchini, sono un docente di meccanica agraria dell'Università degli Studi della Tuscia, dove tra l'altro insegno anche sicurezza del lavoro in agricoltura. Ora, dopo aver fatto una breve introduzione, vi parlerò un attimo di quelle che possono essere considerate le sfide del settore agricolo e forestale, e partendo poi dai rischi attuali presenti, diciamo, nel settore per la salute e la sicurezza dei lavoratori, vedremo di fare una previsione su quelli che saranno rischi emergenti, rischi quindi del futuro da prendere in considerazione, prenderemo in considerazione sempre con più frequenza futuro prossimo. La relazione parte da un documento che è stato prodotto da EUOSHA, che si chiama Review on the Future of Agriculture and Occupational Safety and Health. Per chi non lo sapesse, l'EUOSHA non è altro che un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si occupa appunto di informazioni in queste tematiche. È stata istituita nel 94 e rinnovata nella forma attuale di agenzia con sede a Bilbao nel 2019. E si occupa, abbiamo detto, di informazione. Tra le attività che porta avanti sono delle campagne di sensibilizzazione, come quella che si è appena conclusa sui rischi per l'apparato muscolo-scheletrico, che sono dei rischi in forte espansione, quindi diciamo delle malattie professionali che si stanno purtroppo evidenziando sempre più nei vari settori, organizza in quest'ambito anche la settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si è appunto avuta a ottobre, e mette a disposizione delle piccole e medie imprese uno strumento che si chiama OIRA, che aiuta gli imprenditori, i datori di lavoro a valutare i rischi. Fa delle indagini proprio sui rischi emergenti e soprattutto sulle modalità con cui questi vengono gestiti dalle aziende europee. Ha online una sorta di enciclopedia paragonabile a Wikipedia, chiamata OSHWiki, perché è specializzata molto su argomenti di sicurezza e salute sul lavoro. E poi produce progetti di previsione dove appunto si cerca di analizzare i nuovi rischi mediante appositi progetti, tra i quali rientra quello di cui parleremo oggi. Fa delle panoramiche sulla sicurezza sul lavoro, diciamo, e su temi specifici, e inoltre produce i noti film di Napo, che è quel personaggio che si intravede sullo sfondo di questa diapositiva, e che servono sempre a sensibilizzare i datori di lavoro, i lavoratori stessi sulla sicurezza, essendo realizzati in forma molto breve, allegra e priva di dialogo, quindi in qualche modo l'immagine illustra in modo universale il messaggio. Quello che vediamo in questa slide è il documento di cui vi parlavo, cioè quello che è stato commissionato dall'Agenzia Europea EUOSHA, con gli obiettivi di esaminare quelli che sono gli sviluppi futuri del settore agricolo e di, sulla base di questi, valutare quelle che possono essere le implicazioni di queste tendenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo documento è stato commissionato a un gruppo di ricercatori europei con diverse competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, un gruppo dapprima ristretto che poi è stato allargato a tutti i paesi dell'Unione Europea, che si sono appunto riuniti con esperti che si sono riuniti, all'epoca c'era il lockdown, il documento è del 2020, quindi queste riunioni sono state fatte, come vedete, online. È stato proprio uno dei primi esperimenti che ha portato comunque a risultati più che soddisfacenti. Il documento parte dagli obiettivi della politica agricola comune, in particolare quelli che sono gli obiettivi posti per l'agricoltura, un po' sfidanti, riguardanti appunto aspetti ambientali, quindi diciamo la sostenibilità ambientale dell'attività agricola e anche il contrasto ai cambiamenti climatici e ancora più la resilienza del settore verso questi cambiamenti.
Non solo, abbiamo poi diciamo, aspetti legati alla sostenibilità economica dell'azienda agricola e quindi anche al benessere, diciamo, alla prosperità delle aree rurali. Tutti questi obiettivi poi sono ovviamente sostenuti anche da un rinnovo generazionale e da diciamo, il miglioramento nella conoscenza e l'introduzione di innovazione. Non ultimo, abbiamo obiettivi relativi alla sicurezza alimentare in termini sia qualitativi ma anche quantitativi, vista appunto la popolazione crescente che abbiamo sul pianeta. E il settore agricolo diciamo, dovrà essere modernizzato per raggiungere tutti questi obiettivi. La modernizzazione si basa sostanzialmente su due grandi pilastri, cioè un cambiamento riguardante il capitale fisico, quindi con infrastrutture, macchinari, la digitalizzazione e l'introduzione di innovazioni e così via. E d'altra parte, come ho detto, un cambiamento del capitale umano, quindi non soltanto un ringiovanimento degli addetti, ma anche un miglioramento delle loro competenze. Il settore agricolo parte però da una situazione abbastanza così poco confortante, perché purtroppo agricoltura e selvicoltura sono considerati i settori tra i più pericolosi in Europa per quanto riguarda il numero di infortuni e ciò grava ovviamente sulla sostenibilità stessa del settore, sulla redditività del settore. Come vedete, alcuni studi mostrano come più o meno ogni anno si ha una media di circa 500 decessi nel settore agricolo dell'Unione Europea e oltre 150.000 infortuni non mortali. Sono però purtroppo sicuramente dati sottostimati. Ci sono anche delle ricerche, come vedete in fondo alla slide, che dimostrano come questi dati siano sottostimati, ma semplicemente basti pensare che in Italia ogni anno assistiamo a circa un numero fra i 100 e i 150 decessi per infortuni in agricoltura. E circa 30.000 infortuni. C'è da dire che inoltre questa sottostima dei dati dipende anche dal fatto che molti infortuni non rientrano neanche nelle statistiche, in quanto magari essere a infortunarsi una persona che lavora in nero oppure una persona non assicurata, che potrebbe essere ad esempio un lavoratore autonomo non assicurato, un hobbista soprattutto, cioè una persona che magari fa come secondo lavoro quello agricolo. Quindi è evidente che c'è una forte sottostima dei dati e questo non fa altro che ancora, diciamo, emergere, no, la pericolosità del settore. Anche dal punto di vista della salute sul lavoro, quindi della salute intesa come assenza di malattie professionali, quindi di origine professionale, anche se il termine salute ha un'accezione ancora più ampia, cioè oggi si parla di salute quando si parla anche di stato di completo benessere, ma anche senza arrivare a quello siamo messi abbastanza male. Cioè, vedete che in Europa più del 60% dei lavoratori del settore agricolo riferisce di avere una malattia cronica o una malattia cardiovascolare, e molti di questi diciamo, questi lavoratori, diciamo, appartengono al settore agricolo, dove appunto emergono i numeri maggiori, insieme al settore minerario estrattivo. Vedete, stiamo sopra anche a settori ritenuti così impropriamente, a volte molto pericolosi, come il settore edile. E è evidente che i dati poi vanno paragonati, confrontati con il numero di addetti, con il numero di ore lavorate nel settore, e quindi qui emergono indici infortunistici e di malattie professionali piuttosto alti. C'è anche una percezione del fatto che queste patologie derivino proprio dal lavoro, quindi diciamo, gli agricoltori hanno una consapevolezza che hanno, diciamo, il lavoro li mette a rischio per diciamo, quanto concerne la salute. Questa percezione sembra maggiore rispetto al settore edile, che è il secondo, come vedete. In ogni caso c'è una sorta di preoccupazione proprio generale in tutti i paesi, nella maggior parte dei paesi europei, dove appunto la salute degli agricoltori è fonte di particolare preoccupazione.
Quali sono le cause principali di infortunio grave o mortale nel settore agricolo e forestale? Beh, al primo posto sicuramente abbiamo il lavoro con il trattore, con diciamo, infortuni quindi che avvengono durante il trasporto e soprattutto dovuti al ribaltamento del trattore, con conseguente schiacciamento dell'operatore. Molto spesso questo avviene quasi sempre in assenza di adeguati dispositivi di protezione come i ROPS e la cintura di sicurezza, diciamo il dispositivo di ritenuta. Seconda causa di infortunio grave o mortale sono le cadute dall'alto, soprattutto da alberi, da tetti, sfondamenti di tetti e così via. Poi abbiamo essere colpiti da oggetti, per esempio proiettati o in caduta dall'alto. Oggetti che possono anche essere macchine stesse o parti appunto di macchina o parti di elementi che vengono proiettati magari dalla macchina, annegamenti o asfissie, per esempio in serbatoi di acqua, di liquame, silos, in serbatoi e così via, movimentazione del bestiame, inteso soprattutto come bestiame di grossa taglia, quindi diciamo conseguenti schiacciamenti. Contatti con macchine o parti di macchine, schiacciamenti per crolli di struttura, infine elettricità, quindi parliamo di elettrocuzione, quando parliamo di bassa tensione oppure tensione elevata, abbiamo la folgorazione. Di gran lunga comunque il posto è diciamo, dovuto al trattore. Per quanto concerne le malattie professionali, ai primi posti come numero di casi sono quelle all'apparato muscoloscheletrico, quindi i cosiddetti disturbi muscoloscheletrici, dovuti soprattutto a fattori come la movimentazione manuale dei carichi, l'esposizione a vibrazioni, l'adozione di posture incongrue o ancora gesti ripetuti degli arti superiori, come per esempio operazioni come il diradamento della frutta, la potatura manuale e così via. Ecco, questi sono casi in forte crescita negli ultimi anni e quindi che stanno allarmando molto il legislatore in generale, ma soprattutto poi gli enti che assicurano i lavoratori. E vedete che in Europa un'indagine ha rilevato che circa il 57% dei lavoratori agricoli riferisce di avere mal di schiena, il 55% dolori agli arti superiori, il 46% dolori agli arti inferiori, quindi sono numeri elevatissimi. Un'altra patologia importante, ma diciamo staccata abbondantemente da quelle viste precedentemente, è quella dovuta al rumore, quindi sono le ipoacusie. Il rumore non è pericoloso soltanto per la perdita di udito, ma può provocare anche altre patologie o essere una concausa di altre patologie. E da questo punto di vista vedete che ci sono ricerche che individuano come circa il 20% i lavoratori agricoli esposti al rumore sopra i livelli, diciamo, di guardia di pericolo, quindi sopra gli 80-85 decibel. Ma altre ricerche invece sono più allarmanti, vedete, per esempio nel 2001 quell'altro autore che indica come valore superiore al 40%, in altri paesi gli esposti sono stimati essere oltre il 50% e così via. Il rischio chimico è un altro rischio considerato ovviamente soprattutto un rischio per la salute, anche se ovviamente si possono verificare anche intossicazioni acute. Qui diciamo il rischio è dovuto soprattutto all'utilizzo di prodotti fitosanitari, ma non sono gli unici agenti chimici qui esposti il lavoratore agricolo, perché abbiamo anche fertilizzanti, abbiamo altre sostanze, non so, i medicinali, i veterinari o quant'altro. Inoltre abbiamo anche le polveri, che sono una caratteristica peculiare dell'ambiente agricolo, polveri inorganiche o polveri organiche che comunque espongono il lavoratore a rischio. Da questo punto di vista, soprattutto per quanto concerne i prodotti fitosanitari, l'Unione Europea ha diciamo, agito con una direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che ha un po' l'obiettivo di proteggere sia l'ambiente ma anche ovviamente la persona, diciamo, l'uomo che in primo luogo l'operatore, no? Perché ovviamente riducendo l'uso degli agenti chimici si ha una riduzione del rischio. E ad esempio, quindi, questa direttiva, no,
propone la lotta integrata, quindi diciamo una lotta che non è soltanto basata sul mezzo chimico, quindi una riduzione in sostanza degli input chimici o addirittura la loro eliminazione laddove possibile. E da questo punto di vista, diciamo, possiamo avere oggi a disposizione diverse tecnologie che consentono di ridurre ulteriormente l'applicazione di input chimici, come per esempio robot per il diserbo, che quindi ovviamente evitano anche la presenza dell'uomo, oppure anche droni spray automatizzati o comunque macchine a radio variabile basate su appunto mappe di prescrizione, quindi secondo tecniche di agricoltura di precisione, che vanno a ridurre per quanto possibile, no, il ricorso agli agenti chimici. Per non parlare anche di altre soluzioni, come ad esempio la selezione di specie di varietà resistenti e così via. Il rischio biologico è un altro rischio presente in agricoltura, dove purtroppo non manca nessuna tipologia di rischio. L'ultima novità, tra virgolette, in questo senso è stata quella, ahimè, del Covid-19, che però, diciamo, in qualche modo ha sensibilizzato l'opinione pubblica sull'importanza della sicurezza e della salute sul lavoro. L'agricoltura non è stata esente, benché ovviamente il settore sanitario sia stato quello più colpito, ma l'agricoltura, se ricordiamo, ci sono stati casi di focolai, soprattutto nella lavorazione delle carni o nella raccolta della frutta. E il legislatore in questo caso è intervenuto rapidamente, integrando, diciamo, il Covid-19, questo virus, con una specifica direttiva, diciamo, all'interno della direttiva sugli agenti biologici. E quindi le persone che si sono ammalate di Covid, alle persone che si sono ammalate di Covid negli ambienti di lavoro, compresi quelli agricoli, è stata riconosciuta l'origine professionale della loro malattia. Ora, il nostro documento di cui vi accennavo all'inizio, questo report, ha preso in considerazione i principali trend che riguardano il settore agricolo e forestale. Fra questi sicuramente uno è la diffusione delle tecniche di smart farming, quindi quali agricoltura di precisione, introduzione della digitalizzazione o di droni, sensori prossimali, distali, tutto quello che volete e che più o meno sappiamo. E quindi in generale l'applicazione di nuove tecnologie all'agricoltura finalizzate all'ottimizzazione dei processi, alla riduzione dei costi, l'aumento della produttività e così via. Un altro evidente trend è quello, è purtroppo, che è noto, dei cambiamenti climatici, con i conseguenti problemi ambientali che più o meno tutti conosciamo. Purtroppo è di ieri la notizia del COP27, no, di Sharm el-Sheikh, dal quale vengono cattive notizie, secondo me, perché pare che ci stiamo arrendendo comunque a dover soltanto adeguarci a questi cambiamenti, se non potremo più fare granché per contrastarli. E quindi, diciamo, questo richiederà un grosso sforzo da parte di tutti, dalla ricerca in primis, ma poi ai politici e quant'altro. Assistiamo poi a cambiamenti sociali e dei mercati, mercati che sono sempre più globali. Cambiamenti sociali che vedono un forte aumento della popolazione mondiale, ai quali ovviamente l'agricoltura anche dovrà rispondere. Alcuni di questi cambiamenti sociali riguardano il mercato del lavoro, con grossi flussi migratori, e molto spesso i migranti vanno poi a essere impiegati proprio come manodopera nel settore agricolo, con però problemi organizzativi che hanno a che fare anche con la sicurezza. Basti pensare semplicemente alla loro lingua, quindi magari la difficoltà di apprendere, no, anche semplici informazioni di sicurezza sul lavoro. Un ulteriore trend riguarda il commercio internazionale, che ormai è un commercio globale. Se prima, diciamo, prodotti di basso valore non venivano trasportati su grosse distanze, oggi direi purtroppo si assiste invece a scambi anche di prodotti dove il valore è più che altro, il costo è quello del trasporto. Questo ovviamente ha delle implicazioni economiche, ma anche di carattere ambientale e, come vedremo, anche di carattere di sicurezza e salute sul lavoro. Quanto riguarda, diciamo, la prima di queste tendenze, l'adozione di tecniche di smart farming, diciamo che basta girare questa fiera a Leima, che
si percepisce proprio dovunque, in qualsiasi stand si va, si trovano applicazioni, no, riguardanti agricoltura di precisione, agricoltura intelligente, digitalizzazione, quindi sono sicuramente un trend ormai già avviato. Che questa tendenza ovviamente è mirata soprattutto all'aumentare l'efficienza dell'agricoltura, delle attività agricole, si basa molto spesso sull'informatica o su altre o su nuove tecnologie comunque. E l'obiettivo è anche quello di rendere l'agricoltura più sostenibile dal punto di vista ambientale e di renderla anche più produttiva, rispondere anche alle esigenze di crescita della popolazione mondiale, pur mantenendo, diciamo, una sostenibilità del lavoro, dell'attività agricola. Però purtroppo queste tecnologie hanno dei costi e quindi capirete, insomma, come piccole aziende, piccole realtà abbiano difficoltà ad accedervi. Quindi, se pensiamo che difficilmente già cambiano il trattore, noi sappiamo che l'età media del parco macchine, parco trattore italiano, è più o meno intorno ai 25 anni, e questo ci fa capire come sia difficile far cambiare una macchina a un agricoltore. E da questo punto di vista magari potremmo pensare sempre più frequentemente a situazioni di noleggio di macchine, quindi di ricorso a conto terzisti. Quindi l'impatto che avranno queste nuove tecnologie dipende da molti fattori, come per esempio la dimensione aziendale e ovviamente il reddito dell'azienda agricola, ma non solo, abbiamo anche per esempio problemi legati alla diffusione della banda larga, perché molte tecnologie, come dicevo, si basano su sistemi digitali a volte interconnessi e quindi con la necessità di accedere alla rete. E purtroppo vedete soltanto circa il 50% delle zone rurali dell'Unione Europea oggi ha un accesso adeguato a internet. Inoltre sono tecnologie che richiedono delle conoscenze, quindi purtroppo l'agricoltura attuale molto spesso è gestita da persone magari anziane o di scarsa scolarizzazione e questo dovrà necessariamente cambiare per poter favorire l'introduzione di queste nuove tecnologie. L'impatto di queste però sicuramente potrà essere per certi aspetti molto positivo, quindi va dall'aumento della produzione agricola, quindi dalla produttività e della rese, e una riduzione dei costi di produzione, ma anche un miglioramento della sicurezza degli alimenti, dei prodotti alimentari, grazie a una maggiore possibilità di monitoraggio e tracciamento, un miglioramento del benessere animale. Gli allevamenti zootecnici e, come dicevo prima, soprattutto un miglioramento dal punto di vista ambientale, quindi dell'impatto sull'ambiente e dell'attività agricola. Dal punto di vista della sicurezza e salute sul lavoro, questo trend, quindi questa diffusione delle nuove tecnologie, potenzialmente potrebbe ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questo perché? Per vari motivi. In primis, chiaramente, c'è la sostituzione della forza lavoro, cioè di attività manuali con attività, per esempio, robotizzate o con attività comunque più gestite dalle macchine che dall'uomo. Quindi una minore esposizione al rischio da parte degli operatori. Ci potrà essere un miglioramento nel controllo dei processi e nella gestione dei sistemi stessi di sicurezza e salute sul lavoro, a volte basati su tecnologie, diciamo, intelligenti. Per i motivi che dicevo prima, ma anche per altri motivi, come per esempio l'adozione delle macchine, no, delle macchine autonome oppure delle macchine a rateo variabile e quant'altro, una minore esposizione alle sostanze pericolose, ma per lo stesso motivo anche ad agenti fisici, quali per esempio il rumore, le vibrazioni. Se le macchine sono autonome, non c'è necessità che il lavoratore sia a bordo macchina, ovviamente non sarà esposto al rumore e alle vibrazioni prodotte dalla macchina stessa. Si prevede un miglioramento dell'equilibrio, no, vita-lavoro, quindi il work-life balance per quanto riguarda gli agricoltori, quindi in qualche modo una maggiore disponibilità di tempo libero. E tecnologie di monitoraggio smart per la sicurezza e salute sul lavoro consentiranno, per esempio, di gestire situazioni come il lavoro in solitudine, e magari favorire
no, il soccorso in caso di malessere in queste condizioni. Quanto riguarda il settore forestale, una forte riduzione degli infortuni si potrà determinare con l'impiego, la diffusione di macchine come quella che vediamo in figura, cioè gli Airbuster, dove praticamente l'operatore è unico e sta, diciamo, ben protetto in cabina, a differenza del taglio tradizionale con una motoseghe. Certamente ci vorranno però disponibilità di boschi adatti all'accesso di queste macchine e poi di capitali per l'acquisto. Questi, diciamo, sono sicuramente aspetti positivi, ma a fianco a questi potrebbero esserci delle minacce. Ogni volta che noi introduciamo una nuova tecnologia, questa deve essere valutata anche dal punto di vista della sicurezza della salute dell'operatore. Quando sono state introdotte le macchine hanno reso il lavoro molto più produttivo, più comodo, quindi meno duro per gli agricoltori, però hanno introdotto fattori di rischio che prima non esistevano, pensate al rumore, le vibrazioni, i gas di scarico, no? Prima non esistevano. Poi si sono verificati casi di ipoacusia, di problemi muscoloscheletrici e quant'altro dovuti all'introduzione di macchine. Per questo, nel momento in cui vengono chiede di introdurre o si propone di introdurre una nuova tecnologia, è opportuno definire dei protocolli specifici di sicurezza. Ad esempio, attualmente noi abbiamo una disciplina della sicurezza delle macchine che è praticamente contenuta nella cosiddetta direttiva macchine. La direttiva macchine non prende in considerazione alcuni aspetti che sono, diciamo, emersi soprattutto dopo la direttiva macchine stessa, come appunto questa forte digitalizzazione, introduzione dell'intelligenza artificiale, cose del genere, e pertanto oggi i legislatori stanno cercando di adeguare la direttiva macchine a questa nuova realtà delle macchine, a queste macchine che fino a qualche anno fa non esistevano. La direttiva che arriverà in ritardo, anzi si parla di regolamento, ma arriverà già dopo che sono state messe sul mercato queste macchine. Per i motivi che dicevo prima, il lavoro in solitudine potrebbe aumentare se si riduce il lavoro manuale, se si riduce la forza lavoro, tutti gli aspetti anche negativi di questo, aumenta di conseguenza il lavoro in solitudine, che è già una peculiarità del settore agricolo e che può comportare appunto problemi, soprattutto in caso di emergenze. L'introduzione di intelligenza artificiale nelle macchine, per esempio, può comportare dei problemi di carattere etico. Per esempio, se avviene un infortunio con una macchina che fa utilizzo di intelligenza artificiale, quindi è stata programmata per comportarsi in un certo modo, di chi è la colpa se la macchina fa tutto da sola? Quindi è colpa della macchina oppure di chi l'ha prodotta o del proprietario? Non è semplice, diciamo, risolvere questi problemi. L'introduzione di software di bordo, inoltre, che abbiamo detto spesso sono anche connessi alla rete, può mettere a rischio di hacking, quindi diciamo di introduzione di malintenzionati nel cervello della macchina, che quindi potrebbe comportarsi in modo non adeguato e determinare nuovi infortuni, diciamo nuovi pericoli, più pericoli di questo genere. Ci vorrà anche un attento studio, diciamo, dei sistemi di protezione da queste introduzioni, no? Dall'esterno. E poi la formazione ovviamente dovrà essere adeguata a queste nuove tecnologie, perché altrimenti queste non saranno mai adottate o saranno adottate peggio, in modo non idoneo. Il secondo trend è il cambiamento climatico, quindi abbiamo qui ormai una certezza di questo, che avrà degli effetti, impatti importanti sull'agricoltura. Per esempio uno spostamento nell'emisfero settentrionale, diciamo verso nord di alcune colture, no? E magari una desertificazione di altri in alcune altre zone, con forti periodi di siccità, stress da caldo, che poi incidono anche sulla salute delle piante stesse e gli animali, e che quindi e con forte possibilità di sviluppo anche di nuove forme di patologie. Quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro, è facilmente prevedibile come da questi eventi climatici, diciamo cambiamenti climatici, derivano
lo vediamo anche qui sempre più spesso, eventi climatici estremi, e questo ovviamente in alcuni casi determina degli infortuni, degli incidenti a chi magari sta lavorando, ma non solo, determina anche un po' una sorta di paura, no, degli agricoltori, paura di perdere il raccolto, paura di perdere il capitale, macchine e così via, quindi maggior rischio, diciamo, stress lavoro correlato. Aumento delle temperature, inoltre, ovviamente ad altre problematiche come la riduzione dello strato di ozono nell'atmosfera comporta rischi legati proprio al clima stesso, come per esempio un aumento di tumori della pelle, cioè ci sono diversi casi riconosciuti come tumore professionale in agricoltura e sono in crescita purtroppo, come sapete il melanoma, tra l'altro è un tumore molto aggressivo, ma ci sono anche altri problemi, il colpo di calore, anche qui ci sono stati casi negli anni recenti di morti in campo per colpo di calore. Se andiamo avanti a una temperatura che aumenta, non possiamo pensare di non dover cambiare modalità di lavoro, altrimenti necessariamente assisteremo ad un incremento di casi. Il cambiamento climatico porta anche spostamenti nelle malattie, quindi oggi si trovano malattie da insetti, da parassiti, diciamo, in zone dove prima non erano presenti, basti pensare alla xylella in Puglia, no? E questo ovviamente è dato anche da problemi da organizzativi, no? Nei trasporti, la globalizzazione e quant'altro. Sempre l'aumento delle temperature, la riduzione delle piogge, la siccità che osserviamo anche purtroppo, abbiamo osservato pesantemente quest'anno in Italia, aumenta anche il rischio di esposizione a polveri per gli agricoltori. Le polveri sono un agente nocivo peculiare e caratteristico del settore agricolo che probabilmente sarà sempre più da tenere sotto controllo perché si superano già adesso in particolari attività i valori di concentrazione e limite suggeriti dalle agenzie internazionali, diciamo, che si occupano di igiene del lavoro. Non ultimo, tutto ciò contribuisce, diciamo, ad appesantire in qualche modo dal punto di vista mentale gli agricoltori, appunto per i motivi che accennavo, che vedono sempre più in bilico, no, la loro possibilità di avere un reddito soddisfacente, quindi problemi di carattere di salute mentale proprio, quindi dovuti al cosiddetto distress, che è quello che non è altro che lo stress negativo, no? Quello che più o meno abbiamo tutti, che in qualche modo ci stimola ad andare avanti, ma il distress è proprio quello dal quale poi possono nascere patologie meno gravi. E il settore forestale, anche, diciamo, si potranno osservare frequentemente eventi estremi, come l'aumento di incendi. Negli anni scorsi, per esempio, la California è stata soggetta a vasti incendi, ma anche la Sardegna, non dobbiamo andare troppo lontano. Un aumento di casi anche di dissesto idrogeologico, quindi frane, spostamenti, tempeste, anche qui basti pensare alla tempesta Vaia che ha colpito pesantemente l'Italia del Nord, e quindi anche qui rischi dovuti conseguenti a questi eventi. Ma anche la siccità nel settore forestale può provocare maggiori problemi dovuti all'instabilità degli alberi, per esempio schianti a terra di alberi oppure rottura di rami, è caduta, e quindi maggior rischio di infortunio. E gli stessi motivi che abbiamo visto in agricoltura, anche qui tutto ciò può diventare causa di distress, e quindi che poi può sfociare in varie patologie per gli operatori. Non soltanto gli imprenditori, perché in effetti anche i lavoratori dipendenti vedono a rischio in qualche modo la loro posizione di lavoro e possono essere soggetti a questo genere di stress. Il trend dei cambiamenti sociali è soprattutto un trend di aumento di popolazione. Vedete che si stima che degli attuali poco più di 7 miliardi di persone sul pianeta si arriverà a più di 9 miliardi nel 2050, e queste persone saranno da sfamare ovviamente, no? E chi le sfama? Ovviamente gli agricoltori e l'agricoltura, quindi abbiamo una forte pressione in aumento sul settore agricolo, e quindi di nuovo
causa di stress, di calo della gratificazione per gli agricoltori, compiti che si complicano e così via. D'altra parte abbiamo un altro trend che si osserva, l'incremento dell'agricoltura biologica, che da sola non potrà certo sfamare tutte queste persone, però diciamo può essere considerata comunque una nicchia in crescita e che potrà assorbire in qualche modo la manodopera che uscirà dall'agricoltura tradizionale. Sempre i cambiamenti sociali spesso mettono sotto accusa gli agricoltori, c'è un aumento dell'attivismo contro gli agricoltori che molto frequentemente vengono visti come causa di inquinamento, diciamo così, con l'uso di prodotti chimici, con l'introduzione di OGM o quant'altro, insomma cose spesso ingiustificate che però non fanno altro che di nuovo sovraccaricare mentalmente questa categoria. Poi abbiamo ovviamente il mercato del lavoro, non soltanto la migrazione va presa in considerazione, qui abbiamo anche sempre più frequente doppio lavoro, cioè una multioccupazione degli agricoltori, che possono essere ad esempio dei lavoratori impiegati in altri settori, quindi ad esempio la persona che lavora in banca poi ha avuto in eredità l'appezzamento di terra dai genitori, nel tempo libero va a lavorare lì. O viceversa, l'agricoltore che magari vuole integrare il proprio reddito e si mette a fare anche altre attività. Tutto ciò non fa altro che ovviamente aumentare il rischio di incidenti per diversi motivi, dalla scarsa formazione all'attività agricola o all'eccesso di stanchezza, insomma i motivi sono vari. Un problema ulteriore che proprio caratterizza il settore agricolo è quello della presenza di molti lavoratori autonomi, diciamo dai coltivatori diretti, ma soprattutto agli hobbisti, coloro che lavorano la terra nel tempo libero appunto. E spesso non sono ricompresi, come dicevo all'inizio, nelle statistiche degli infortuni e delle malattie da lavoro. E un altro problema è quello della senilizzazione dei lavoratori agricoli, quindi l'aumento medio dell'età, l'età media è piuttosto elevata, e per questo c'è bisogno anche di un cambiamento generazionale. Si vede come appunto molto spesso gli incidenti più gravi avvengono a carico dei lavoratori più anziani, anche qui per diversi motivi, si va dalla minore reattività ovviamente, per prontezza di riflessi, minore istruzione o sottovalutazione diciamo del rischio. Quindi, diciamo, in conclusione, il settore agricolo e forestale è un settore, sono, i due settori sono ancora molto, molto pericolosi dal punto di vista della sicurezza e dell'igiene del lavoro. Uno dei problemi gravi è la sottostima degli infortuni anche da parte dei lavoratori stessi. Pensate che, diciamo, forse nel mondo del lavoro il rischio in assoluto più sottovalutato è quello del ribaltamento del trattore. Per cui noi osserviamo per esempio persone che lavorano viaggiano con trattori privi di ROPS, di strutture di protezione dal ribaltamento, e anche se ce l'hanno non lo utilizzano e sono del tutto sicuri che loro non succederà mai niente. Poi in realtà andiamo a leggere le statistiche e osserviamo che in queste condizioni c'è un morto ogni 3 giorni in Italia. Quindi è una situazione veramente grave, sottostimata, un problema dobbiamo fare di tutto per contrastare e assolutamente non è facile affrontare. Noi come Università della Tuscia stiamo lavorando a progetti per diciamo sui trattori ribassati per frutteti con quindi una struttura di protezione fissa non rimovibile e quindi in grado di proteggere qualsiasi condizione il lavoratore dal ribaltamento. Non è facile scendere sotto certe altezze che consentono di passare sotto le chiome degli alberi, però insomma ci stiamo lavorando da tempo e andremo avanti verso questa strada, però poi ci vuole anche uno sforzo del legislatore per cercare di evitare l'utilizzo di certe macchine in certe condizioni. Le nuove tecnologie potrebbero, abbiamo detto, ridurre in certi versi i rischi da una parte, ma d'altra parte introdurne di nuovi. E quindi è importante, diciamo, l'integrazione della sicurezza già in fase della loro progettazione.
un ulteriore punto, diciamo, per tenere ben presente è il fatto che le attuali normative, sono dirette alle aziende con lavoratori, quindi il lavoratore autonomo o anche l'impresa familiare non sono soggetti, come per esempio al decreto 81 in Italia. Questo gruppo di lavoro europeo praticamente ha proposto ai legislatori europei, appunto, come già avvenuto in altri settori, di cominciare a pensare ad una normativa che riguardi anche la sicurezza di queste categorie. Quindi non è escluso che in futuro avremo una direttiva proprio specifica riguardante la sicurezza di queste categorie, che altrimenti rientrano soltanto nell'articolo 21 del decreto 81, quindi con obblighi che sono veramente minimi, anzi non sono a volte neanche obblighi. Diciamo che altro problema, ci sono una serie di problemi per adottare tutta una serie di azioni per contrastare i nuovi rischi. Uno di questi è sicuramente la mancanza di capitali, quindi diciamo probabilmente ci vorrà uno sforzo maggiore di quello attuale, perché oggi per esempio ci sono in Italia i bandi ISI dell'INAIL, no? Per sostituire macchine obsolete e pericolose con nuove macchine, ma ci vorrà di più, diciamo oggi. Dovremmo in qualche modo favorire l'introduzione di queste tecnologie, ma parallelamente anche favorire la formazione dei lavoratori, altrimenti queste tecnologie le introduciamo, poi non producono nessun effetto benefico, anzi potrebbero comportare soltanto un extra costo. Un altro problema da risolvere è sicuramente come vengono gestiti i dati nei diversi paesi membri dell'Unione Europea. Non si riesce ancora a fare un paragone tra le statistiche italiane con quelle francesi, da quelle tedesche, eccetera, su infortuni e morti sul lavoro e malattie professionali, perché ogni paese raccoglie dati in modo diverso, quindi non si riesce ad avere un dato ancora uniforme sul territorio europeo, e questo probabilmente è un altro problema che andrà affrontato, perché è importante conoscere il rischio per poterlo affrontare in modo idoneo. Un'altra cosa da contrastare sarà sicuramente certe pratiche occupazionali un po' atipiche, in generale per quanto riguarda l'agricoltura o anche il settore forestale, con una forte diffusione di lavoro irregolare, di lavoro nero, caporalato, insomma tutte queste forme che sono evidentemente assolutamente contrastanti anche, diciamo, tutte le norme riguardanti la prevenzione. Diciamo, tutte queste informazioni, tutte queste raccomandazioni dovrebbero in qualche modo essere dirette ai legislatori, poi ai politici, perché poi si trasformino in qualcosa di effettivamente valido e utile per tutti. E un po' questo è stato lo scopo di questo documento. Ora, diciamo che nel futuro speriamo che queste raccomandazioni vengano recepite e in qualche modo quindi vengano messe in atto dai decisori politici, tutta questa serie di azioni volte a fare in modo che questi rischi emergenti non emergano o comunque siano tenuti sotto controllo sin dal nascere. Diverse iniziative già sono state fatte, per esempio a livello europeo si sta cercando di costruire delle reti, anche nel settore stesso della ricerca, ma anche della formazione per gli agricoltori. E degli studi specifici, anche qui, che riguardano soprattutto il mondo della ricerca e dello sviluppo. Diciamo che con una vista un po' così ottimistica del futuro, diciamo, la sicurezza e la salute dei lavoratori dovrebbe rientrare un po' nel nuovo concetto di One Health, quindi diciamo, un approccio sanitario olistico, quindi dove devono entrare, diciamo, diverse competenze, quindi gruppi, diciamo, di persone con competenze diverse che risolvano e affrontino i rischi, come dicevo prima, già sul nascere, quindi integrandoli già in fase di progettazione delle nuove tecnologie, in fase di introduzione di queste tecnologie in azienda. Concludo,
Questo invito stiamo organizzando proprio a proposito di reti europee, anche noi della Tuscia, ma anche altri colleghi di altre università, partecipiamo ormai da anni a questo convegno, questa conferenza internazionale che si chiama RAGUSA SHWA, cioè Safety, Health and Welfare in Agriculture, che si terrà nella settima edizione a settembre del 2023 con ospiti anche internazionali. È un'occasione proprio per scambiarsi esperienze, conoscenze, idee, e in qualche modo per migliorare la sicurezza nel mondo del lavoro, in agricoltura e nel settore forestale e anche in quello agroalimentare. L'obiettivo non è quello di raggiungere un fortuni zero, ma è quello di provarci, cioè di andare in quella direzione, quindi di ridurre nel tempo il numero di infortuni di malattie professionali e quindi in generale gli indici infortunistici, no, nei settori. Per quanto riguarda le nuove tecnologie, la digitalizzazione delle imprese agrarie, ugualmente stiamo facendo grossi sforzi. Oggi in Italia stanno per esempio nascendo corsi di laurea per proprio mirati all'agricoltura di precisione oppure all'agricoltura intelligente. Noi stessi alla Tuscia, ad esempio, abbiamo introdotto un corso di laurea magistrale in gestione digitale dell'agricoltura e del territorio montano, dove quindi con lo scopo proprio di far conoscere queste nuove tecnologie e farle applicare in modo corretto anche attraverso i nostri laureati. Io con questo ho concluso, quindi vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie. Posso fare una domanda? Certo. Dopo, lei ha detto prima che il numero di licenze sia in Europa sia in Italia. In Italia però non ho capito quanti sarebbero in realtà i 300.000. No, allora diciamo che abbiamo circa 30.000 infortuni all'anno ufficiali, ecco, quelli non ufficiali non li sappiamo, ecco, il valore è chiaro. I morti sappiamo invece di per certo che sono intorno ai 100-150 ogni anno. Ovviamente il caso mortale viene in qualche modo rilevato, anche se, non, se la persona è infortunata. Non è assicurata, ecco, quindi diciamo li abbiamo dati un po' più certi. Mi sembra di capire anche che le nuove tecnologie possano aiutare il nostro alleato per stare infortuni e decessi, ma Esattamente, quindi le nuove tecnologie aiuteranno senz'altro a ridurre gli infortuni, a tenere sotto controllo il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali anche in particolare. Se utilizzate correttamente, altrimenti potrebbero essere causa di nuovi fattori di rischio, no? Quindi diciamo, soprattutto avete visto in questo anche le tecnologie richiedono in qualche modo un impegno nell'utilizzo, e quindi se il lavoratore, l'agricoltore o l'operaio agricolo, eccetera, non sono adeguatamente istruiti nell'utilizzarle, più che aumentare migliorare le loro condizioni di lavoro, potrebbero addirittura peggiorarle, creando stress, creando condizioni di, ecco, in questo senso di un peggioramento della loro obiettiva situazione, no? O quantomeno dei costi, degli extra costi, che poi dopo magari li acquistano, non utilizzano, e rimane lì un costo, un costo inutile, un aumento dei costi e basta. Quindi è molto importante l'introduzione delle nuove tecnologie, ma è altrettanto, se non più importante, la formazione al loro impiego. Ecco, come dicevo, noi per esempio cercheremo di istruire persone attraverso i nostri corsi di laurea magistrale che sappiano in qualche modo fare da interfaccia fra case costruttrici, quindi case ditte che forniscono servizi, e aziende agricole, per fare proprio per introdurre queste tecnologie nel modo corretto, altrimenti si rischia di rimanere con macchine obsolete e quindi ancora più pericolose. Grazie a lei. Non vedo quindi domande da casa, perciò io, se nessuno. Arrivederci, buonasera. Arrivederci. Quindi vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.